Con chi vi credete di fare la guerra? Io sono Tony Montana! Avevo sentito parlare del personaggio di Scarface da tempo, perché stavo lavorando in teatro alla rappresentazione di Arturo Uy, uno spettacolo che ebbe una grande influenza su tutti i vecchi film di gangster. E mi ricordo che parlavo con i miei colleghi della grande performance di George Raft, colui che interpretò Scarface nella pellicola del 32. Insomma, un giorno stavo camminando lungo il Sunset Boulevard quando vidi che in un cinema stavano proiettando proprio quel vecchio film. Ero con i miei colleghi di teatro e dissi: perché non andiamo a vederlo? E così entrammo e scoprimmo un gran film, eccezionale, e la performance di Paul Mooney era fantastica e mi ispirò davvero. Così pensai che avrei voluto imitarlo, volevo fare qualcosa, mi aveva davvero dato un'ispirazione. Quindi chiamai Marty Burton, che mise assieme un gruppo di persone e cominciò a sviluppare questa idea per un film. Sta lontano da lei, amico. Sentivo che questo Scarface era un insieme di molti frammenti di altri film di gangster fatti in precedenza. Scarface era la rappresentazione di un insieme di persone. Tony Montana non era una persona organizzata e metodica, era piuttosto uno sbandato ed un rinnegato. Anche se a volte rigava dritto, sapevi che presto sarebbe uscito da ogni schema, da ogni ambiente controllato, il che è una caratteristica molto seducente per chi lo deve interpretare. Tutte le persone attorno ad Al Pacino sul set erano cubani, praticamente tutti. Ogni volta che c'era un problema con l'accento di Al, questi cubani avevano l'incarico di interromperlo e correggerlo. Robert Easton è stato grande con me per il dialetto, così come tutti i cubani sul set con cui parlavo e che mi davano sempre suggerimenti su come muovermi e gesticolare. E così ho cercato di mettere tutto insieme, come in una capsula che ho inghiottito per vedere cosa ne sarebbe uscito. Non stavo tanto cercando di essere realistico al 100%, perché non credo si possa essere completamente autentici, a meno che tu non sia un camaleonte. Ma se riuscivo a padroneggiare l'accento e le movenze, anzi ad esasperarle un po' per la cinepresa, avrei dato a Brian De Palma ciò che voleva per questo film che lui concepiva quasi eroico, per dare alla pellicola una sorta di stile melodrammatico. Così ho cercato di incorporare tutto ciò nella mia interpretazione. Al fece una serie di cose interessanti quando iniziammo a fare i provini con Michelle Pfeiffer ed altre attrici. Una volta a fine giornata Al mi disse: fammi un favore, d'ora in poi parlami solo in spagnolo. Davvero? Perché? Al mi rispose: voglio ascoltare solo spagnolo, magari non capirò, ma tu fallo ugualmente. E così per tutte le riprese io ed Al Pacino parlammo sempre in spagnolo. Lui era madrelingua spagnolo, così quando sbagliavo un accento chiedevo sempre a John di aiutarmi e mi piaceva che mi parlasse in spagnolo. Tony Montana, benvenuto fra noi. Avemmo un mese per le prove, che è un tempo insolitamente lungo, ma Bregman, il produttore, insistette e Brian De Palma disse: se le proviamo abbastanza volte possiamo uscire per strada e girare le scene una dopo l'altra. Avevamo un cast eccezionale, tutti attori fantastici. Brian fu eccezionale. La sua creatività, la sua generosità e la sua saggezza hanno consentito di far emergere tutta la spontaneità di cui eravamo capaci. Al Pacino e gli altri attori improvvisavano molto per mettere carattere in ciascun personaggio. Su questo Oliver Stone riscrisse alcune parti della sceneggiatura. Ero preoccupato della cicatrice. Temevo che fosse troppo grande, troppo piccola o poco credibile. Così facemmo molte prove finché non piacque a tutti. Mi immaginai che Tony fosse bravo a battersi con il coltello e che quella cicatrice era il risultato di un suo duello. Pensai che sarebbe stato interessante se partisse dal sopracciglio per scendere fino alla guancia, qua su e qui. Mi piacque così perché simboleggiava il caos selvaggio nella sua vita, sfregiato qui e qui. Sta casa. Vieni, vieni, guarda che bei fenicotteri, guarda, guarda che belli, guarda! L'umorismo fu una parte di quello che fin dall'inizio pensai fosse necessario per comprendere questo uomo.
Era necessario poter ridere di lui, altrimenti sarebbe stato come un senso unico. Non starei mica scherzando. Questa è una gavilla. Se uno se la sogna di notte, gli viene un incubo. Bisognava trovare quelle cose strane, quelle situazioni ironiche per dare al personaggio anche una certa intelligenza, per mostrare che c'era altro dietro la facciata. Altrimenti sarebbe stato troppo ottuso e difficile da sopportare. Io e Steven diventammo molto amici sul set ed abbiamo passato assieme moltissimo tempo durante il quale abbiamo immaginato l'amicizia tra i nostri due personaggi, quello che avevano passato assieme, al loro rapporto che si era evoluto nel tempo. Quello fu una gran parte del lavoro che abbiamo fatto assieme. Gli ho detto quello che tu avevi detto di dirgli. Gli ho detto che stavo alla sanità. Ma non l'hanno bevuta. Alla sanità? Sì. Io ti avevo detto di dirgli che eri stato in un sanatorio, non alla sanità. Ricordo le prove con Mary Elizabeth Mastrantonio ed il tempo che abbiamo passato nell'analizzare la strana relazione che legava il suo personaggio al mio. Tony amava sua sorella Gina, che rappresentava quella purezza che per lui era ovviamente importante. Lui la adorava con questo senso di innocenza e quasi di santità. Era strano ed interessante avere in questo film un elemento tanto tragico. Tony Montana realizza il sogno americano, ma la sua è una realizzazione effimera perché non sa amare. Tony non è capace di amare Michelle Pfeiffer, non è in grado di comunicare con lei. Detto il porco, come amico! Che razza di vita è questa? Sì, dai, siediti. Non te ne accorgi? Che cosa siamo diventati tu? È capace di amare solo sua sorella perché è della sua stessa carne, ma ha perduto la capacità di concepire ogni forma di amore al di fuori di se stesso a causa del materialismo che lo circonda e che lo distrugge. Ho sempre pensato ad Al Pacino come ad un nuovo Humphrey Bogart, con quella sua faccia stretta e quegli occhi inquieti. Pensai che sarebbe stato un gran finale per lui finire seppellito da una montagna di coca che lo avrebbe distrutto. La cocaina che Al Pacino tirava era vera. No, a dire il vero non so cosa avesse trovato Al Pacino. Mi ricordo che avevamo provato con il latte in polvere, ma non era facile da sniffare perché si appiccicava dentro al naso. Io non l'ho mai sniffata, quindi non saprei dire come fosse. Non voglio svelare quel segreto, perché ognuno deve credere ciò che vuole. Bisogna sempre mantenere qualche segreto, è parte di ciò che facciamo. L'unica cosa che mi ricordo bene della scena finale è che durante le riprese mi calavo ogni giorno in una sorta di trance, perché ero strafatto di coca come il mio personaggio. E così mi trovavo ogni giorno in quella stanza piena di armi e di fumo, in quell'inferno effettivamente. Recitavo una sorta di mantra per entrare nel personaggio, fare la mia parte girando per 12 o 14 ore ogni giorno, un giorno dopo l'altro, per ripetere quella scena decine di volte. Fino alla fine si riesce a trovare un ritmo e se sei a tuo agio mentre lo fai, nulla ti può fermare, tutto ti scivola via. Perché se ad un certo punto ti guardi intorno, sarebbe insopportabile. È tra i miei film preferiti. Quando cominciai ad elaborare quel personaggio, sentivo... cercavo di farlo in un certo modo. Può sembrare strano, ma ho scelto solo due dimensioni, non le tre dimensioni per questo personaggio. Questo lato e questo. E non ho voluto tentare di dargli spessore e troppa credibilità. Non ho cercato di esplorare altri aspetti di lui. E penso in questo senso di aver avuto successo. Nessun altro attore che conosco può interpretare Tony Montana come Al Pacino. In questo paese devi fare la grana prima. E quando hai fatto la grana, c'hai anche il potere. E quando hai il potere, allora c'hai pure le donne. Che sia Bruce Willis, che sa fare un incredibile Tony Montana, o Tom Cruise, che sa fare un Montana molto credibile, o anche Alec Baldwin, voglio dire, anche loro lo sanno fare. Ma è come Marlon Brando in Fronte del Porto. È un personaggio talmente audace, con delle grandi battute, e Al Pacino ha regalato una performance incredibile.
Qualunque altro attore al mondo avrebbe voluto quella parte. Se ti è piaciuto questo video, schiaccia quel bottone ed iscriviti al canale. Al prossimo video di Ulisse, la tua guida nel mondo.